Mettiamo sul tavolo anche i numeri del bilancio che è stato presentato proprio dell'azienda di Brunello Cucinelli. E poi, ripeto, lascio la parola assolutamente a te perché dobbiamo analizzare nel dettaglio l'azienda. Allora, intanto dobbiamo subito dire che per le aziende di moda, del lusso, è stato un anno orribile, non solo per chi opera nel lusso e nella moda, ma insomma il settore è stato colpito. Le aziende hanno perso una media del 20% del fatturato, quindi del settore, con picchi del 30%. Il fondatore di Brunello Cucinelli era stato ottimista, rimane ottimista per quanto riguarda l'anno in corso, il 2021, anche se parliamo di un piccolo calo dei ricavi. Comunque diciamo così che il bilancio ha contenuto in qualche modo il calo dei ricavi, proprio se messo soprattutto a confronto con i cali che si sono registrati nel settore in generale. Nell'ultimo trimestre, e questa invece è la notizia positiva, è cresciuto del 7%. Allora, a te, Andrea. Questa, dicevo, è la base con dei numeri di partenza, però insomma analizziamo Brunello Cucinelli. Allora, diciamo che Brunello Cucinelli è stato probabilmente il market mover la settimana scorsa dell'intero settore lusso. In particolare, secondo me, c'è stato un eccesso di positività, oltre che su Brunello Cucinelli, anche su Tod's, per esempio, e secondo me anche su Moncler, perché veniva da una BB di quasi il 3% del capitale a 48,80, sembra quasi che non si sia verificato questo collocamento fuori mercato. I numeri di Brunello sono sicuramente meglio del settore di appartenenza, perché il fatturato è calato solo del 10%. Come giustamente hai ricordato tu, il settore ha avuto cali compresi tra il 20 e il 30%. Ovviamente il calo del fatturato ha fatto sì che il margine operativo lordo sia sceso da 169,6 milioni a 89,5 milioni e soprattutto che per forse la prima volta nella storia ci sia stata una perdita a livello di utile di 33,2 milioni. Poi ovviamente usano molto l'utile adjusted, l'utile normalizzato, si direbbe in italiano, che è stato di 2,7 milioni. Però che cos'è che stride? Che il titolo vale ancora 2,64 miliardi. Quindi una società che, anche prendendo per buono l'utile normalizzato, fa 2,7 milioni, in borsa valere ancora 2,64 miliardi, sinceramente siamo veramente su multipli a dir poco tiratissimi. Io ho grande stima e ammirazione per Brunello Cucinelli, ho ricordato qualche anno fa il mio pellegrinaggio a Solomeo, però ricordiamoci che anche se lui è un teorico dell'ora et labora benedettino, quando c'è stato da collocare sulla sua partecipazione eccedente il 50% nella quota di controllo di Brunello Cucinelli, è uscito a 26 euro per azione. Per cui che cosa voglio dire? Che rimane la stima e l'ammirazione per l'imprenditore che lavora con marginalità notevoli. Mi sembra eccessivo il più 8 di venerdì, non distantissimo il massimo dai massimi storici toccati a 41,70, abbiamo fatto 40,30 venerdì, ed è per questo che ovviamente se ho il titolo me lo tengo ancora, però come non comprerei oggi Brunello Cucinelli, non comprerei Datalogic, non comprerei Moncler a questi prezzi. Sono tutti titoli, figuriamoci Tozzi, io ho un grande pregio secondo me, che ho una notevole onestà intellettuale. Io Tozzi ce l'ho nella newsletter finanziaria. Sto guadagnando benissimo, ma non nascondo che mi sento un miracolato, perché Tod's venerdì mi fa più 15, è vero che c'è poco flottante, però i numeri non erano di certo entusiasmanti. E io ho grande ammirazione per Diego Della Valle, che fa nel territorio di origine quello che fa Brunello Cucinelli a Solomeo, quindi è un altro filantropo, al di là del Colosseo. Pochi lo sanno, ma Diego Della Valle è attivissimo ovviamente nel distretto
della calzatura proprio con opere filantropiche che non pubblicizza, per cui massima stima. Però a livello di azienda è già due o tre esercizi che Tozz ha dei problemi abbastanza seri. Quindi, in sintesi, per non fare tutta la trasmissione su un'analisi fondamentale, c'è un problema serio per cui, nonostante il mercato sia impostato molto bene e possa ancora salire, dobbiamo scegliere attentamente i titoli sui quali puntare perché alcuni li pagheremmo veramente troppo cari. Ultimo esempio che voglio fare è come se, e non capisco perché viene compreso con più facilità, comprassimo un immobile sui picchi del 2006-2007 e poi ci chiederemmo: ma come mai l'abbiamo pagato caro? È vero che poi sono arrivati i mutui subprime, fallimento di Lehman e finché vogliamo, però quando un immobile va fuori prezzo tendenzialmente lo capiamo, su un'azione facciamo molta più fatica, per cui è una fase in cui bisogna attentamente scegliere i titoli sui quali puntare.